Buonasera telespettatori di Cilento TV, benvenuti alla quarta puntata di questo nuovo format di Opera C'è chi dice no, un format che tende ad aprire una cornice intorno a quelli che sono, a quelle che sono le problematiche, le avversità, i successi e le prospettive del comune di Camerota e tende a dare risposta a tutti i quesiti che quotidianamente ogni cittadino del comune tende a porsi. Il buonasera è rivolto anche al nostro nuovo ospite. Abbiamo l'onore di avere in questa vetrina televisiva il sindaco del comune di Camerota, il dottor Antonio Romà. Buonasera, buonasera a tutti. Molte saranno le tematiche che affronteremo in questa nuova puntata, però bisogna iniziare con un'ultima notizia. Perché? Già dall'estate si era dato l'annuncio dell'apertura di una sede dislocata di scuola alberghiera a Lentiscosa, però qualcosa nella giornata di ieri è cambiato. Cosa è successo? In realtà non nella giornata di ieri, già da qualche giorno, in pratica è stato fatto un provvedimento da parte della provincia di Salerno, un decreto del presidente della provincia, di Salerno, che in realtà, ha tolto quella che era la legittima aspirazione e istanza del comune di Camerota di avere la sede distaccata della scuola alberghiera anche il KIS di Castelnuovo Cilento a Lentiscosa ed ha inserito la richiesta del comune di Centola. Il fatto grave è che non si è tenuto conto di quanto prevede la normativa. La normativa prevede che nel momento in cui si istituisce una sede distaccata di un istituto secondario, c'è bisogno dell'assenso e quindi di un protocollo di intesa tra l'ente locale e l'istituto, in questo caso dell'istituto alberghiero. Ha senso che ha soltanto, e dico soltanto, il comune di Camerota. L'istituto, anche il KIS, il suo dirigente, ha fatto pervenire anche nei giorni scorsi un'attestazione che dice appunto questo: l'unica istanza per una sede distaccata nel Basso Cilento è stata quella del comune di Camerota e il consiglio d'istituto, appunto dell'anche il KIS, con delibera numero 20 del 25 novembre 2015, ha stabilito che questa sede distaccata doveva essere ubicata nella frazione Lentiscosa del comune di Camerota. Ecco perché noi oggi abbiamo protocollato una diffida al presidente della provincia di Salerno nel rientrare in quello che è stato un provvedimento assolutamente non accettabile da parte del comune di Camerota perché presenta irregolarità dal punto di vista amministrativo e appunto se questo provvedimento non viene modificato, noi faremo tutti i passi necessari affinché le nostre giuste rivendicazioni siano portate avanti. Io mi auguro che il Partito Democratico, il cui coordinatore provinciale anche ho sentito su questa problematica, faccia in modo da far rientrare appunto il presidente e il consiglio della provincia di Salerno in questa decisione che è assolutamente una decisione che va ad intaccare in maniera forte una progettualità che è partita dal comune di Camerota già subito dopo l'estate, addirittura con il dirigente dell'istituto, anche il KIS, ne avevamo parlato ad inizio del 2015 e quindi all'improvviso è spuntata fuori una richiesta che assolutamente non doveva essere presa in esame perché appunto carente di un elemento fondamentale della programmazione che è appunto quella dell'assenso dell'istituto alberghiero. L'istituto alberghiero, ripeto, ha dato l'assenso solo al comune di Camerota
La normativa, il DPR 233 del 1998, 233 del 1998, dico bene, all'articolo 4,2 dice in maniera esplicita che ci vuole appunto l'assenso da parte dell'istituto che insieme all'ente locale devono promuovere appunto la sede distaccata. Io non voglio aggiungere altro in questa fase se non diciamo, il disappunto che assolutamente ha il Comune di Camerota per una scorrettezza istituzionale che assolutamente non sarà tollerata e quindi appunto auspichiamo che il Partito Democratico nel suo coordinamento, che per la verità ho sentito e insomma ho dato anche le giuste spiegazioni, ho sentito anche qualche consigliere regionale e quindi insomma il mio auspicio è che tutto si risolva nel migliore dei modi nei prossimi giorni. Speriamo quindi che si ritorna di nuovo sulla strada tracciata sino a qualche settimana fa. Perché è importante, soprattutto per rivalutare l'immagine del nostro comune, avere una sede alberghiera nelle nostre frazioni. Immagine che negli ultimi mesi è stata valutata molto, quella di Camerota, per le bellezze naturalistiche, per l'ambiente, per il clima. Per le acque, premiata da Legambiente con le 5 vele, le acque che però riscontrano un'altra problematica, che è il tema del depuratore. A che punto sono i lavori? Quando Camerota potrà, da qui a quanto tempo Camerota potrà avere il suo depuratore? Torno un attimo sulla questione dell'immagine. Per quanto riguarda la scuola alberghiera, non è solo una questione di immagine, è il completamento di una progettualità che vede finalmente il Comune di Camerota pianificare nel modo giusto per quanto riguarda il turismo. E la formazione è basilare, è fondamentale per quanto riguarda la qualificazione del turismo nel nostro territorio. Avere una scuola alberghiera nel nostro comune significa qualificare il turismo, significa dare l'opportunità a tanti giovani di entrare nel settore che è l'unica prospettiva di sviluppo concreto del nostro territorio, perché tutti i mestieri, tutti i lavori che riguardano il turismo possono essere assolutamente supportati da una diciamo scuola alberghiera sul posto. E anche il KIS non è soltanto una scuola alberghiera, non riguarda appunto solo la ristorazione e l'offerta turistica, ma riguarda anche il mondo rurale. Ecco, il nostro obiettivo era quello di partire con l'indirizzo alberghiero e turistico, ma poi successivamente il nostro obiettivo è quello di allargarlo anche all'agricoltura. Tornando alla domanda invece della depurazione, noi in realtà abbiamo fatto tutto quanto era necessario già circa 2 anni fa, anzi probabilmente abbiamo superato oramai i 2 anni. E il bando di gara è stato fatto dalla stazione appaltante esterna, in questo caso dalla prefettura di Salerno. Ed è veramente un ritardo intollerabile quello che si sta verificando per il depuratore, perché a distanza di 2 anni ancora non sappiamo chi è che ha vinto la gara di appalto. E oggi ci dicono che dobbiamo attendere addirittura ancora qualche mese per avere l'esito della sentenza del Consiglio di Stato, che attribuirà in maniera definitiva ad una ditta l'esecuzione dei lavori. Noi veramente auspichiamo che questo sia l'ultimo termine che ci viene dato e che a marzo finalmente si dà inizio alla realizzazione del depuratore nel comune di Camerota, che è per noi un ulteriore tassello verso un turismo ecosostenibile.
che, lo voglio ricordare, già ci dà dal punto di vista della qualità dell'acqua ampie garanzie, perché insomma tutti i dati che ci provengono dall'ARPAC in tutti questi anni hanno dato i migliori risultati rispetto alla costiera cilentana. I nostri valori risultano sempre eccellenti e quindi diciamo il nuovo depuratore è per noi un ulteriore passo in avanti rispetto alla veramente totale ecosostenibilità del nostro mare, delle nostre acque. Quindi un annuncio importante, da qui a poco si spera, Camerota avrà il suo impianto di depurazione per migliorare ancora di più le proprie acque. Parlando di acque, parlando di impianto di depurazione d'immagine, parliamo del turismo. Grandi riconoscimenti avuti da Camerota durante questa estate appena passata. Però un'estate anche, diciamo, che ha avuto un periodo un po' caldo durante il mese di agosto. Molti, purtroppo, bisogna dirlo, ahi noi, i disordini portati da alcuni turisti. Dovuto a cosa e come il Comune può impegnarsi per rimediare a questi disordini susseguitisi nel mese di agosto? Sì, in realtà dobbiamo partire un poco da lontano, nel senso che quando la mia amministrazione si è insediata, vi era nel comune di Camerota una situazione di degrado, inutile nasconderlo, e dobbiamo ricordare qual è stato il punto di partenza. Noi avevamo tutte le nostre strade bucherellate. Insomma, il degrado ambientale era palese, visibile. Avevamo la pubblica illuminazione che aveva più luci spente che luci accese. Avevamo una situazione relativa anche alle periferie che era da terzo mondo, questo bisogna ricordarlo. Noi avevamo la zona dei Previteri che era veramente, si poteva fare il rally, così come alcune strade periferiche all'Entiscosa, la strada Marina Lentiscosa, la strada rurale che va verso gli Montevideo. Infreschi. E ancora la strada Pistarini e tante strade interne di Licusati, e la strada che poi porta al campo sportivo a Camerota, così come tutta la zona di Piazza San Vito. A Marina la strada che scendeva, che dal cinema scendeva verso la piazza, così come tutta via Bolivar che aveva avuto vicissitudini che erano durati mesi e mesi, insomma perdite di acqua riparate con tantissimo ritardo, e la strada che veramente lasciava a desiderare tutto il primo tratto di via Bolivar dal cinema fino alla Calanca. Ecco, noi nel primo anno e mezzo di amministrazione abbiamo fatto interventi importanti sulla viabilità, che bisogna ricordare, così come abbiamo fatto importanti miglioramenti per il servizio di nettezza urbana che prevede non solo la raccolta, lo spazzamento e lo smaltimento dei rifiuti, ma prevede anche un lavoro capillare che viene fatto per le ciglia stradale, così come insomma, le spiagge, così come le strade che sono extraurbane ma che rientrano nel nostro territorio. Penso al tratto che va dal bivio di Poderia fino alla galleria, fino ad Indian. Erano in un totale degrado e con la nostra amministrazione hanno assunto una grande dignità. Quando si arriva già nel territorio del comune di Camerota, non troviamo più quelle situazioni di degrado.
E quindi tutto questo ha permesso piano piano al comune di risalire la china. Voglio ricordare a me stesso e a chi ci ascolta che noi eravamo in pratica al 425esimo posto della classifica di Legambiente appena mi sono insediato. E piano piano abbiamo risalito la china, cioè dalle due vele di Legambiente, che è, ricordiamolo, la certificazione ambientale più importante che c'è in Italia per il turismo ambientale. E eravamo due vele, a distanza di 3 anni e mezzo siamo cinque vele di Legambiente. Che cosa significa essere cinque vele? Siamo passati, come dicevo prima, dal 425esimo posto al 15esimo posto attuale, quindi siamo nell'elite delle località turistiche italiane. E la cosa più importante è che oggi c'è un riconoscimento di Camerota, del comune di Camerota, non solo a livello nazionale, ma a livello internazionale. Da che cosa viene questo riconoscimento? Dal fatto che oltre a questo premio che abbiamo ricevuto, tra l'altro all'Expo, in una cornice veramente importantissima, alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha avuto in quella giornata parole di elogio per le località che hanno avuto le cinque vele, ha definito queste località con le cinque vele l'eccellenza italiana nel turismo. L'ha definito l'orgoglio italiano per il turismo nel mondo. Ma dicevo, c'era stato già negli anni precedenti questo doppio riconoscimento delle spiagge più belle d'Italia, Calabianca 2013 e Baia degli Infreschi nel 2014, accompagnata nel 2014 da un altro importante riconoscimento, che è quella della percentuale più alta di raccolta differenziata per la plastica nel sud Italia. Risultati che devono essere l'orgoglio dei cittadini del comune di Camerota, perché soltanto grazie a loro, soltanto grazie alle associazioni che quotidianamente ci danno una mano per raggiungere questi obiettivi, oggi veramente è più bello dire siamo del comune di Camerota. È più bello andare in giro e dire di dove sei, sono del comune di Camerota, perché dall'altra parte si apre immediatamente un sorriso e gli apprezzamenti veramente non mancano. Ma ci sono stati degli episodi che noi dobbiamo catalogare tra i più importanti per l'immagine, che sono la nostra presenza al Festival Internazionale del Cinema di Venezia, dove abbiamo portato a promuovere attraverso l'enogastronomia le eccellenze del Cilento e quindi attraverso l'enogastronomia anche la valorizzazione del nostro territorio, le nostre valenze naturalistiche, culturali, oltre che enogastronomiche. E questo ci ha ancora dato un'ulteriore visibilità che avremo nel prossimo mese di marzo. Il 5, il 6 e il 7 di marzo saremo a Tipicità. Tipicità è l'evento più importante della regione Marche per l'enogastronomia e il comune di Camerota è il comune ospite nazionale insieme agli altri comuni del Cilento Tuc Marche, voglio ricordare questi comuni con i quali veramente è nato un bellissimo rapporto di collaborazione, è nata una rete importante di comuni e sono Rofrano, Piaggine, Casaletto Spartano, Morigerati e Tortorella, con i quali comuni stiamo portando avanti un esperimento importantissimo per una nicchia di mercato turistico che nel Cilento, secondo noi, sarà importantissimo, che è quello dell'ospitalità diffusa. Abbiamo avuto uno scambio di una buona pratica, appunto sull'ospitalità diffusa, sul turismo rurale e culturale, con il comune di Corinaldo, provincia di Ancona. Corinaldo è un centro storico bellissimo dove c'è il paese albergo in pratica, non vi sono alberghi singoli, non vi sono villaggi, però
C'è l'ospitalità diffusa fatta di bed and breakfast, fatta di agriturismo, fatta di palazzi di pregio, fatta di tutto quello che noi abbiamo ma ancora non abbiamo valorizzato, perché i nostri centri storici possono essere assolutamente centri di ospitalità diffusa ancora più qualificate di quello che è, con tutto il rispetto, Corinaldo, perché oltre ad offrire le tradizioni, la cultura, la storia, l'archeologia, noi possiamo offrire il mare che con le sue peculiarità, le sue bellissime spiagge, le baie, le grotte e il suo patrimonio diciamo naturalistico, danno sicuramente un vantaggio competitivo rispetto a località dell'interno. Ecco, io credo che dal punto di vista della visibilità il comune di Camerota oggi è tra le località in Italia più visibili. Ricordo anche altre cose belle fatte, no? Il fatto di essere nell'ultima pagina di SEAT Pagine Gialle. In pagine gialle di Milano, nell'ultima pagina, nell'anno di Expo, ci ha permesso di avere il massimo della visibilità non solo ad Expo, ma nella regione Lombardia, che è per noi, dopo la regione Campania e la regione Lazio, la terza regione come numero di arrivi nel comune di Camerota. E avere in questa ultima pagina le spiagge più belle del comune di Camerota è stato per noi, non solo per Expo, ma come dicevo prima, anche per i nostri rapporti che abbiamo, per esempio, con la provincia di Varese, attraverso il gemellaggio con Cittiglio, un valore aggiunto che sicuramente nei prossimi anni ci consentirà di vivere di rendita per le presenze che ci saranno da questa regione. Siamo stati poi presenti sulle riviste, sui vettori aerei, come la rivista Submeridiana, che ha valorizzato anche in questo caso le nostre spiagge più belle, così come siamo stati presenti su Trenitalia per Freccia Rossa nel mese di agosto. Anche in questo caso abbiamo avuto un bel servizio di valorizzazione del nostro territorio. Ecco, credo che di più non si poteva fare, lo dimostra anche la presenza della RAI, che con Linea Blu c'è stata in 3 anni, in 2 anni 3 volte, negli ultimi 2 anni è venuta 3 volte, l'ultima per insomma, la schiusa delle tartarughe, e c'è stata ancora per 10 puntate di Un posto al sole, che insomma ha numeri importanti di visione. Un posto al sole fa mediamente 2 milioni di telespettatori, anche questa è stata una bella cosa. Abbiamo fatto lo spot su Sky, oltre 2.400 passaggi televisivi per questo spot molto bello. Abbiamo fatto anche altre apparizioni in trasmissioni su Rai 3, Buongiorno Italia, ricordo, Ambiente Italia. Insomma, il comune di Camerota è stato all'attenzione dei mass media come non lo era mai stato in passato, e credo che lo sarà ancora di più nei prossimi mesi. Diciamo, le avvisaglie sono tali, stiamo diventando anche set cinematografico e set dove si vengono a girare spot televisivi, quello importante che abbiamo avuto con la Fiat, la Spider, quello che avremo nel mese di marzo ed aprile con il film Nightingale della Warner Bros., che è il colosso cinematografico mondiale, e che ci vedrà ancora, insomma, ed è una cosa che dico diciamo in maniera ufficiosa, perché ancora non c'è diciamo nulla di concreto, il documento non è stato firmato, ma ci stiamo lavorando per avere poi invece
un film tutto italiano, storia di un amore analogico, con la regia di Adelmo Togliani e la presenza di una protagonista bravissima, una bravissima attrice che è Bianca Guaccero. E insomma, in questi giorni mi è stato detto anche che tra gli attori protagonisti ci sarà anche Gina Lollobrigida, che sarà la nonna che abiterà in una delle case più importanti di Licusati, una delle case storiche che è Palazzo Crocco. Ecco, sono veramente entusiasta nel dire tutte queste cose, perché sono non solo l'orgoglio personale di un sindaco che ce la sta mettendo tutta per fare bene a questo nostro comune, ma è l'orgoglio di tutti i cittadini del comune di Camerota che vedono rappresentato il loro territorio, il loro comune ai massimi livelli, a livello nazionale e ci auguriamo anche a livello internazionale. Visto appunto che avremo fra un mese e mezzo la Warner Bros. A girare un film. Ha risposto ad una domanda che le avrei fatto successivamente, partendo dal passato e dalle condizioni in cui versava il comune appena vi siete insediati. Ma la mia domanda era un'altra, era legata al periodo caldo che si è avuto in agosto con i diversi disordini. Cosa può fare l'amministrazione e cosa certamente farà? Non rifuggo da questa domanda, anzi, io credo che quando le cose vanno bene, che le proiezioni per il nostro turismo sono buone, bisogna pensare e verificare quali sono i punti di debolezza del nostro turismo. E allora noi ci dobbiamo dire con chiarezza che i punti di debolezza del nostro turismo sono, a mio parere, due. La sicurezza e la qualificazione turistica, che vanno comunque di pari passo. Per quanto riguarda la sicurezza, noi dobbiamo avere sempre di più la consapevolezza che possiamo ospitare un certo target di clientela, un certo tipo di turismo. E allora non ci dobbiamo accontentare di vedere riempite le nostre case, magari andando oltre ogni limite anche dal punto di vista igienico-sanitario. Ci sono dei parametri che vanno rispettati. In un ambiente di 14 metri quadrati non possono andare più di un determinato numero di persone e le regole per le persone che sono ospitate nel nostro comune e che riguardano appunto la sicurezza, vanno rispettate. Chi arriva nel nostro comune deve essere censito, deve essere fatta, preparata la scheda di notificazione e deve essere inviata alla questura e da questo punto di vista noi siamo di supporto se non si ha la possibilità attraverso internet di inviare questi dati, c'è a disposizione sia l'ufficio di polizia locale che l'ufficio turistico che invieranno per i nostri concittadini i dati alla questura. Se c'è da fare qualche investimento nei propri appartamenti per adeguarli a determinati standard qualitativi per ricevere questo target di turismo migliore, siamo disponibili come comune, come ente locale, di portare delle detrazioni sui tributi locali, oltre alle detrazioni già previste dalle leggi nazionali sull'IRPEF, per far sì che quello che si dovrebbe pagare in termini di tasse allo Stato e al Comune viene riversato in investimenti che vanno a qualificare le strutture stesse, le case per vacanza e tutto quanto è la nostra offerta turistica. Oggi dobbiamo avere la consapevolezza che ai nostri ragazzi, ai nostri figli dobbiamo lasciare situazioni
regolamentate, situazioni nelle quali se c'è la visita dei carabinieri piuttosto che la visita dell'ASL o la visita della Guardia di Finanza ci deve vedere preparati e pronti ad esibire i documenti necessari per dire qui la situazione è tutta a posto, cioè abbiamo appartamenti, abbiamo case qualificate che ci consentono veramente di guardare con ottimismo allo sviluppo turistico del nostro comune. Noi le presenze turistiche che abbiamo avuto l'estate scorsa non ci sono mai state all'interno del centro, soprattutto a Marina di Camerota è stata una cosa esagerata, il numero delle presenze ci ha visto mai così in difficoltà anche per la gestione dell'ordine pubblico e della viabilità. Ecco, noi ci dobbiamo mettere invece in condizione di guadagnare di più con un numero di presenze minori, avendo occupato tutti gli spazi, ma con le persone giuste e non con soprannumeri che nella maggior parte dei casi non ci portano dei ricavi aggiuntivi, ma ci portano invece dei costi aggiuntivi. Perché presenze in soprannumero significa che questi si portano tutto dalla loro località di partenza. Ci lasciano invece poi i costi del servizio di nettezza urbana, del degrado, perché quel target turistico non è abituato a fare la raccolta differenziata, non fa le cose nel modo migliore per avere un turismo di qualità. E noi invece, che siamo una località a cinque vele, dobbiamo pretendere da noi stessi una qualificazione turistica che ci porta sicuramente a maggiori ricavi e a maggiore occupazione. Ecco, dobbiamo essere da questo punto di vista meno egoisti e anche guardare più in prospettiva. Qualche sacrificio in più che si fa oggi sono i migliori risultati per noi stessi e per i nostri figli nel futuro. Quindi una migliore offerta turistica incentrata più sulla qualità Sì. che sulla Alla quantità. seconda parte della domanda rispondo dicendo che noi già abbiamo fatto delle cose importanti. Abbiamo progettato e realizzato un progetto di videosorveglianza che ci consente di sapere tutte le auto che arrivano nel comune di Camerota. Ma questo non basta. Quello che bisogna fare adesso è convincere i nostri concittadini che sapere le notizie, sapere chi viene nelle nostre case è necessario, è fondamentale per dare all'esterno un messaggio di un paese tranquillo, sicuro e che vuole realmente fare un salto di qualità appunto nella qualificazione ambientale e nella qualità della vita generale del nostro comune. E dall'altro lato ci porta a regolamentare in una maniera precisa quella che è la gestione turistica di una località che guarda ancora più avanti per andare ancora più avanti nell'elite turistiche delle località italiane. Noi ci crediamo, siamo convinti che i nostri concittadini accettino questo consiglio e che i nostri concittadini, pensando a quello che può essere lo sviluppo per i loro figli, fa oggi qualche sacrificio in più per vedersi poi in un prossimo futuro veramente remunerati di questo sacrificio che non è nemmeno tale se si considera che si vanno a prendere delle detrazioni fiscali a livello nazionale e anche a livello locale, che quell'investimento non diventa tanto insopportabile, diventa invece sopportabile anche alla luce dei risultati che si ottengono. Purtroppo, ed è un fatto non, che non riguarda soltanto il comune di Camerota, è un fatto che purtroppo incide
clamorosamente a livello nazionale e in maniera ancora di più acuta nelle zone del mezzogiorno, che è la disoccupazione giovanile. Ed è un tasto dolente di diverse località e noi ne parliamo all'interno del nostro perimetro di zona, da sindaco, da amministratore di una località così anche ricca di opportunità. Qual è l'indirizzo che un amministratore locale può dare ai propri giovani che nascono e crescono all'interno del proprio comune, così da far dimenticare di dover per forza andare via e cercare altrove lavoro, fortuna e vita? Questo è il tarlo che ogni amministratore ha nel momento in cui assume delle responsabilità. Noi in realtà una progettualità che va nel segno dello sviluppo e dell'occupazione lo stiamo portando avanti. Io per linee generali cercherò in pochi minuti di sintetizzarlo. Lo sviluppo che noi intendiamo nel nostro comune deve vedere assolutamente tre componenti fondamentali, che è quello del turismo, ma turismo inteso su larga scala, quello dell'agricoltura e quello dell'artigianato. Del nostro artigianato tradizionale, ma non solo, dell'artigianato dell'edilizia intelligente, dell'edilizia che anche nelle frazioni interne si riesce a fare meglio che altrove, la lavorazione della pietra, la lavorazione della vecchia architettura dei nostri centri storici. La lavorazione fatta in maniera tale da non sconvolgere l'assetto urbanistico che ci hanno lasciato i nostri nonni, bisnonni. Se noi riusciamo a coniugare questi tre settori e li uniamo al forte valore che abbiamo, che è quello della costa, noi riusciamo ad avere le condizioni importanti per creare posti di lavoro. Io spesso parlo della costa, ma parlo in visione di un'area marina protetta, gestita in una maniera intelligente. Quando parlo della gestione dell'area marina protetta, penso per esempio a un campo boe che deve essere, diciamo, che bisogna averlo in tutta la linea, della nostra costa, quindi in tutta l'area protetta che va dallo Zancale fino al Marcellino. Boe che ci consentono di avere una sorta di prerogativa, che solo i comuni residenti dell'area marina protetta hanno, che è quella della gestione stessa, pratica dell'area marina protetta. Immaginare per esempio un campo boe in questa, linea di costa ci consente per esempio di pensare a coloro che potrebbero con barche a motore elettrico oppure con barche a remi portare i nostri turisti sulla costa, sulle nostre baie, sulle nostre spiagge, le spiagge più belle d'Italia, e pensare a itinerari di collegamento con la terraferma, e pensarlo non solo per il trekking a piedi, ma anche per la bici, per la mountain bike, piuttosto che con gli asinelli, i muli, i cavalli. Tutto questo in sinergia con l'agricoltura. Noi abbiamo 1500 ettari di demanio comunale e allora immaginare i nostri giovani, diciamo, in una sorta di attività integrata, no? Che curano non solo i campi, l'agricoltura per vigneti, per attività anche di pascolo,
Voglio fare un piccolo inciso: noi avevamo nel 2011 soltanto 4 fidapascolo, 4 aziende agricole che facevano il pascolo. Oggi nel nostro territorio ce ne sono oltre 20 e altre richieste vengono. Pensare ad una agricoltura che si va a ricercare i tutor, cioè coloro che già hanno il know-how per far crescere i nostri giovani, ci dà la possibilità di entrare in un mondo agricolo di qualità che ci consente di entrare a pieno titolo in un mercato che è quello che è stato il fulcro, il punto più importante di Expo 2015. Expo 2015, ricordiamolo, aveva per titolo Nutriamo il pianeta. E allora, Nutriamo il pianeta, per quale motivo c'era la necessità di intitolare Expo Nutriamo il pianeta? Perché a fronte di miliardi di persone, e dico miliardi di persone, che hanno la necessità di cibarsi per vivere, c'è una carenza di alimenti che ci porta ai problemi che tutti conosciamo. L'alimentazione nel mondo è un problema mondiale e allora se noi riusciamo a ritagliarci quel mercato che ci consente anche di portare sul mercato stesso un prodotto genuino ad un prezzo superiore, siamo certi che quel mercato c'è e quel prodotto sarà apprezzato perché è un prodotto che sarà fatto con le tradizioni e con la manualità che soltanto nel sud Italia, soltanto nel nostro territorio c'è. La chicca di tutto questo può essere rappresentato da questo riconoscimento che stiamo aspettando e che speriamo che questo sia l'anno buono, il riconoscimento del Maracuoccio quale distretto slow food. Dare ai nostri giovani, ai giovani di Lentiscosa, ma non solo di Lentiscosa, la possibilità di coltivare un prodotto che solo nel comune di Camerota, solo a Lentiscosa si produce, ci fa aprire un ventaglio di opportunità che va oltre alla commercializzazione del maracuccio, perché poi attraverso il maracuccio e quindi alla filiera che ci porta poi anche a preparare e a mangiare nei nostri ristoranti della Maracucciata si aprono altre strade perché con il Maracuccio poi dopo si ha la possibilità di integrare la produzione con le altre nostre insomma con gli altri nostri prodotti agricoli, con l'ulivo pisciottano, con i nostri formaggi, con il fico del Cilento, di cui il comune di Camerota fino agli anni 50-60 era ricchissimo, il carrubo e le essenze che troviamo nel nostro territorio come la lavanda sul Monte Bulgheria, come gli altri elementi della nostra natura che realmente possono far sì che coniugando agricoltura, turismo e cultura veramente si possono creare situazioni di ricavo, quindi di reddito e di occupazione. Ci vuole da parte diciamo, della governance, e quando parlo di governance non parlo solo di comune, ma parlo chiaramente anche di Parco Nazionale del Cilento, di comunità montane, più in generale di regione, una forte sinergia e ci vuole poi la capacità di aggregazione non solo istituzionale, quindi con gli altri comuni e noi anche su questo magari dopo torneremo, abbiamo fatto dei gemellaggi importanti, parlavo prima di Cilento Tuc Marche, ma poi quest'altra sinergia forte che è nata proprio in questi giorni del comprensorio del Bulgheria ci dice che a livello istituzionale siamo sulla strada buona, ma non basta. Ci vuole una forte sinergia di pubblico e privato e una forte sinergia anche con gli attori sociali, che sono le scuole, che sono le parrocchie, che sono le associazioni, che
che è tutto questo mondo di volontariato che è diciamo, veramente materia prima importantissima per i processi di sviluppo. E io tutto questo lo vedo emergere nel comune di Camerota. 3 anni e mezzo fa non era tutto questo. L'attenzione che noi abbiamo dato alle associazioni e che abbiamo ricevuto dalle associazioni 3 anni e mezzo fa non c'era, oggi c'è un dialogo costante con le associazioni, c'è un dialogo costante con gli operatori turistici e commerciali, oggi si pianifica nel mese di gennaio e forse dobbiamo addirittura in futuro anticipare la pianificazione. In questi giorni incontreremo le associazioni, incontreremo i balneari, incontreremo gli operatori turistici. Per mettere a punto quello che dovrà essere la prossima estate, ma quando parliamo di estate non dobbiamo nemmeno parlare dei canonici mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dobbiamo avere una visione più allargata, una visione che ci permette di dire noi facciamo turismo tutto l'anno. Lascia stare che magari il prodotto turistico ancora non è pronto per lavorare tutto l'anno, ma dobbiamo pensare in questo modo. Per far sì che piano piano andiamo a preparare questo prodotto, lo andiamo ad amplificare, lo andiamo a rendere non solo un progetto strategico di sviluppo, ma concretamente azioni che permettono ai nostri giovani, ai nostri ragazzi di vedere una reale possibilità di sviluppo e di crescita in questo territorio. Io ci credo. Ed ecco perché strumenti come la scuola alberghiera, sono strumenti fondamentali per poter far crescere i nostri giovani anche con una, visione di mestieri e di professione all'interno del turismo e dell'agricoltura che consentono di fare tutto quello di cui parliamo nel modo migliore. Parlava in una risposta precedente dello stato in cui il comune versava quando 3 anni e mezzo fa all'incirca l'attuale amministrazione si è insediata. E ora ritorniamo un po' a quei 3 anni e mezzo fa, perché? Per parlare di un'altra questione sollevata anche qui in queste proprio sedute su queste poltrone, che è la questione riguardante il bando per la riscossione dei tributi. Una Benissimo. domanda, perché è giusto che anche il sindaco dica la sua. 3 anni e mezzo fa il comune versava a livello economico in una situazione disastrosa. C'era realmente la situazione, l'incertezza anche, o la certezza di un predissesto finanziario. Il comune dovette far fronte a questo in una maniera che possiamo ritenere giusta o ingiusta, ma era la maniera che l'attuale amministrazione ritenne ovvia da seguire. E per sopperire a questo debito, l'attuale amministrazione ha pensato in maniera intelligente di ovviare anche al problema di chi purtroppo continua a non versare i tributi dovuti nelle casse del comune. In una maniera anche questa può essere all'attenzione dell'opinione pubblica ritenere essere qualcosa di giusto o sbagliato, ma nella politica bisogna fare delle scelte. Giuste o sbagliate che siano, l'importante è assumersi le responsabilità e individuare delle scelte. L'amministrazione ha individuato la scelta affidando una ditta estera. Qui, seduto a fianco a me, nella prima puntata c'era l'ex assessore Orlando Laino che inveiva contro quel bando, definendolo un bando assassino. Ecco. L'opinione del sindaco Antonio Romano. Io devo ricordare a me stesso e a chi ci ascolta che il primo provvedimento dell'amministrazione Romano è stato quello di allontanare Equitalia e di fare la gestione dei tributi in proprio. Allontanare Equitalia ha significato innanzitutto il fatto di togliere, diciamo, un assillo che hanno tutti,
i cittadini, che è quello di vedersi arrivare per un ritardato pagamento o per un mancato pagamento un provvedimento di fermo amministrativo, addirittura di ipoteca di un immobile. E il fatto che il mio primo provvedimento, il provvedimento dell'amministrazione, ha riguardato questo, la dice lunga sul fatto che noi vogliamo avere con i concittadini un rapporto di fisco amico, non un rapporto di colui che deve pagare e colui che deve ricevere a tutti i costi. No, non esiste. Il nostro rapporto deve essere e deve continuare ad essere un rapporto di amicizia, tra virgolette, tributaria. Ma questo non significa che bisogna poi, diciamo, avere una situazione che porta le persone oneste, le persone che hanno fatto sempre il loro dovere, ad essere beffeggiati, no? Perché chi poi approfitta delle situazioni, diciamo, di massima tranquillità nella gestione dei tributi locali, va a condizionare soprattutto chi paga le tasse. E allora io non sto parlando delle situazioni in cui c'è realmente l'impossibilità di pagare un tributo, anzi, noi dobbiamo creare meccanismi attraverso il quale la solidarietà generale deve sopperire a queste situazioni di difficoltà estrema. Io qualche mese fa ho fatto un'ordinanza di allaccio dell'acqua ad una signora di Licusati che non poteva realmente pagare l'acqua. Il consorzio acquedotti, dopo 6 mesi, nei quali 6 mesi ho cercato con le buone di far capire loro che questa signora non era in condizione di pagare l'acqua, insomma, alla fine mi ha costretto il consorzio acquedotti a fare un'ordinanza con la quale ordinanza obbligavo loro di allacciare immediatamente l'acqua. L'acqua è stata allacciata poi il giorno dopo. Ma il consorzio acquedotti ha fatto ricorso al TAR e il TAR purtroppo ha dato ragione al consorzio e quindi la signora in questo momento è di nuovo senza acqua. Che cosa voglio dire con questo? Se non nasce tra di noi anche una solidarietà sociale che ci fa capire realmente quali sono le famiglie che non sono in condizione di pagare i tributi e cercare di dare una mano a queste famiglie, a queste persone, allora dei valori non emergono e le situazioni poi si portano ad avere situazioni veramente che possono avere anche dei risvolti non belli per la nostra realtà. Invece, per quanto riguarda in generale i tributi, il nostro rapporto continua ad essere un rapporto di ascolto, un rapporto nel quale le persone che sono veramente in difficoltà hanno da parte nostra la possibilità di avere anche rateizzazioni, come pure ne abbiamo fatto, di avere la nostra vicinanza nel poter risolvere queste problematiche. Ma ci sono delle situazioni che comunque non sono queste. C'è un'evasione, e lo dico con la crudezza che bisogna avere nel momento in cui si dice questa, ci sta una situazione di evasione scientificamente portata avanti. E quando questo succede, si fanno dei danni notevoli ai cittadini per bene che invece fanno il loro dovere, pagano regolarmente e che anche quando non hanno potuto pagare in un preciso momento hanno mantenuto la parola di, insomma, di pagare successivamente
con le rateizzazioni oppure con qualche giorno di ritardo. E allora la società esterna che verrà a fare il servizio, che tra l'altro è la stessa che ha vinto a Salerno, la stessa che ha vinto a Sapri, la stessa che ha vinto a Vallo della Lucania, la stessa che ha vinto a Centola, è una società che ci porterà a scovare gli evasori totali e parziali. Tutto questo ci consentirà di abbassare le aliquote di pagamento. E allora voglio essere pratico, sintetico su questo, no? Se una famiglia che per esempio pagava 100 e su queste 100 pagherà 4,7 euro, perché questo poi è, diciamo, 4,70 euro, è diciamo, dopo la gara il risultato che è venuto fuori, l'aggio che si va a pagare è il 4,7 a fronte del 16% che si pagava con Equitalia, no? Quindi se noi consideriamo il fatto che queste 100 euro che si pagano attualmente avrebbero un aggio di 4,7 per ogni 100 euro di tassa, tu paghi 4,7 euro di aggio, nel momento in cui vi è l'abbassamento della tassazione di un 20%, perché è quello il valore minimo che noi pensiamo di avere nel momento in cui abbiamo fatto questo lavoro sull'evasione totale e parziale, un abbassamento di almeno il 20% della tassazione. E allora quei 100 diventeranno una tassazione di 80 e calcolare su 80 il 4,7 sarebbe intorno ai 3,50 euro, quindi sarebbe 83,70 euro a fronte dei 104,70 che si pagano in questo momento. Allora, che cosa significa? Significa che noi andiamo in futuro a pagare molto meno di quanto paghiamo oggi e sappiamo che pagheranno tutti e non pagheranno soltanto le persone che in maniera cristallina, in maniera chiara, sanno di dover pagare le tasse e le pagano. Invece, purtroppo, dobbiamo, ed è una situazione che sappiamo tutti, non tutti pagano le tasse e quando poi a non pagare le tasse sono anche e soprattutto persone che hanno la seconda, la terza e la quarta casa e che magari vengono anche da fuori, la cosa diventa ancora più brutta per i nostri concittadini. Ecco, l'obiettivo che si è posto la nostra amministrazione è quella di far pagare tutti per pagare meno e di dare anche da questo punto di vista una ventata, una linfa di occupazione per i nostri giovani che potranno, diciamo, in una maniera, non, chiaramente, non ancora quantificabile, perché abbiamo chiesto alla società che ha vinto la gara di far lavorare ragazzi del posto per quanto riguarda la gestione di questi servizi, avranno una formazione professionale, avranno da parte loro il trasferimento di know-how che poi diventerà bagaglio di alcuni dei nostri giovani anche per poter fare altrove questo tipo di lavoro. Ecco, io sulla questione della gestione dei tributi punto molto perché oggi i comuni si reggono soltanto dalle risorse proprie, non ci sono più i trasferimenti da parte dello Stato centrale. Noi fino a 10 anni fa avevamo un trasferimento di ingenti somme dal governo centrale, oggi dal governo centrale non arriva più niente e quello che noi riusciamo a recuperare dalla gestione dei tributi locali, ci serve per erogare i servizi e li dobbiamo erogare a fronte di 7.200 residenti e quindi sui quali devono purtroppo gravare le tasse. Abbiamo uscite per 50.000 e passa persone nel periodo estivo tutti i giorni. Ecco,
Ecco, noi dobbiamo pensare a questo. E a proposito di tributi, il collegamento viene naturale sul patrimonio dell'ente, sul patrimonio del comune. Vorrei far riflettere sul fatto che il nostro comune è un comune che in questo momento sta mettendo fieno in cascina rispetto alla patrimonializzazione, nel senso che nel momento in cui si fanno lavori pubblici per oltre 15 milioni di euro, non sto considerando ancora il depuratore che sarebbero altri 10 milioni circa, noi stiamo facendo avere al nostro comune, al nostro territorio, patrimonio aggiuntivo, valore patrimoniale aggiuntivo, perché il porto con i lavori che si stanno facendo varrà di più rispetto al passato, varrà più del valore stesso dei lavori che si stanno eseguendo, perché si avrà una visione del porto più bella rispetto al passato, che ci dà valore aggiunto per chi poi dopo deve percepire il valore di un paesaggio, così come la realizzazione di interventi in tutte le frazioni. Voglio ricordare insomma, a me stesso e ai nostri concittadini che si è realizzata la banda ultralarga nell'intero territorio comunale. Questo era previsto nel 2019, l'abbiamo con veramente un grande Quando lavoro, partirà? partirà agli inizi di marzo. E la banda ultralarga significa tante cose per il nostro comune, significa per i nostri giovani, innanzitutto, di avere l'accesso all'alta tecnologia, quindi a internet e tutto quello che c'è intorno ad internet ai massimi livelli, no? La banda ultralarga significa che noi siamo al top per quanto riguarda la tecnologia su internet, che avrà risvolti positivissimi anche e soprattutto per il turismo, per gli aspetti anche culturali che possono essere promossi con il turismo. Per la scuola, partiremo con la scuola 2.0. Già abbiamo fatto il protocollo con la Telecom e sono stato a Roma relatore come progetto pilota per la scuola 2.0. Sarà per i servizi per l'eco sostenibilità nei trasporti. Importante perché questo ci permetterà di avere un sistema integrato di smart city, le colonnine dalle quali attingere l'energia elettrica per le moto elettriche, per le bici elettriche, per le macchine elettriche, per tutti quei servizi che sono proiettati al futuro dei trasporti. E noi siamo già pronti, già siamo preparati a ricevere queste innovazioni da questi settori, così come le prenotazioni che si fanno nel settore turistico hanno bisogno di una tecnologia avanzata di internet per fare le prenotazioni in tempo rapido, per ricevere in entrata e in uscita informazioni da internet, e tutto questo ci deve rendere veramente coscienti del fatto che abbiamo recuperato anni di ritardi, anni, molti anni di ritardo. Adesso ci sarà anche nei prossimi giorni l'inizio dei lavori per la pubblica illuminazione, avremo i corpi illuminanti a LED in tutto il territorio comunale, anche in questo caso i pali saranno pali intelligenti dal quale si potrà usufruire di questi servizi aggiuntivi di cui parlavo prima. Così come a Lentiscosa, per esempio, per ricordare una cosa alla quale teniamo molto, dopo la fase della caratterizzazione di pietra La discarica. tagliata, partiremo con la progettazione e successivamente la realizzazione della Bonifica. bonifica di pietra, tagliata. Così come a Licusati in questo momento si sta realizzando una strada, insomma si sta ripristinando un vecchio tracciato che ci consentirà di arrivare sul Monte Bulgheria
che ci consentirà di valorizzare tutto quel mondo rurale che esiste al Licusati, che esisteva. Poi, diciamo, dagli anni 70 in poi c'è stato l'abbandono e oggi finalmente c'è la possibilità di rivalutare anche quella che era la vita alle pendici del Bulgheria con l'agricoltura, con il pascolo, con il legnatico, con una serie di servizi che potranno essere utilizzati per dare un'alternativa al turismo. La sentieristica naturalistica che consentirà di utilizzare anche i vecchi azzi per poter vendere il prodotto agricolo, perché no, per fare in prospettiva anche degli agricampeggi e per consentire a Licusati, ma non solo a Licusati, a Camerota e a Lentiscosa soprattutto, di avere le premesse per un'ospitalità diffusa che deve essere, per quanto riguarda le frazioni, una modalità di offerta turistica che per quanto riguarda il comune di Camerota non ne avrebbe eguali in termini di qualità proposta, perché possiamo dare oltre alla storia, oltre alla cultura, oltre alle tradizioni, oltre al mondo che ci ha visto per secoli essere importante punto di riferimento del territorio, potrà dare quel valore aggiunto che, come dicevo prima, è il valore della fascia costiera. Ecco, noi immaginiamo che il patrimonio del comune di Camerota oggi vale molto di più di quanto valeva 3 anni e mezzo fa. E altri interventi che abbiamo fatto, le due fontane a Camerota, i due tubi, il centro di aggregazione a Licusati. Abbiamo sistemato molta sentieristica del comune e tanta altra dobbiamo sistemare con l'aiuto anche, li ringrazio per il lavoro che fanno i lavoratori della comunità montana, con i quali abbiamo un bellissimo rapporto. Molte volte abbiamo messo a disposizione anche il materiale perché diciamo, nel momento in cui c'è da collaborare tra istituzioni non bisogna tirarsi indietro, quindi insomma, è importante anche questa sinergia con la comunità montana. Stiamo realizzando altri due interventi importantissimi per quanto riguarda il comune di Camerota, che molte volte vengono sottaciuti, interventi nei quattro cimiteri. Adesso sarà rivisitata quella che è la problematica delle concessioni che prima erano 90 novennali, oggi sono state portate a 30 anni e questo ci consentirà di ritrovare quegli spazi per le sepolture che insomma in questo momento non ci sono. Con questa prospettiva possiamo dire che nel medio periodo, cioè per l'autunno, avremo una situazione generalizzata dei quattro cimiteri che ci consentirà di avere agevolmente le sepolture, perché abbiamo già verificato che tante concessioni sono scadute, addirittura di tante concessioni non si sa nemmeno chi è l'erede, se c'è un erede rispetto a quelle situazioni che noi abbiamo. Ecco, credo che su tutti i versanti ci siamo mossi bene, così come per la protezione civile. Oggi si parla di protezione civile nel comune di Camerota, 3 anni e mezzo fa questo non avveniva e abbiamo anche in questo caso un apporto, un supporto importantissimo che ci è dato da Cilento Emergenza, ma tutto questo rientra in un disegno di collaborazione pubblico e associazionistico che devono essere per forza di cose, diciamo, la modalità di elargire servizi. Noi abbiamo avuto proprio di recente l'iscrizione all'albo regionale della protezione civile regionale, no? E questo non è una cosa scontata, noi siamo riusciti ad ottenerla in poco tempo e alla Regione Campania abbiamo dato, unico comune costiero della Regione Campania, un piano di protezione civile che ha anche la previsione dello tsunami.
La previsione dello tsunami non è in previsione di un futuro maremoto che speriamo che non ci sia mai. Prevedere uno tsunami ci permette di prevedere qualche cosa che invece abbiamo spesso, le mareggiate. Sapere come muoversi quando c'è una mareggiata, quando c'è il pericolo per la linea di costa, per i bagnanti, ma anche nei periodi invernali, per quella che è la funzionalità della viabilità che in effetti c'è a monte delle spiagge stesse, ci consente di intervenire nel modo giusto. Noi per 2 anni di seguito siamo intervenuti, sono intervenuto come sindaco, quale autorità di protezione civile, per evitare, per esempio, che la strada marina di Camerota a Palinuro fosse interrotta. L'abbiamo fatto in virtù di una competenza, di un know-how acquisito in tema di protezione civile, per il quale know-how, per la quale competenza abbiamo ricevuto anche i complimenti da parte dell'allora capo del Dipartimento della Protezione Civile, il prefetto attuale di Roma, dottor Gabrielli. La protezione civile, i servizi sociali. Noi oggi con i servizi sociali ci siamo messi al passo con i tempi e quello che stiamo prevedendo nel breve periodo è un'altra cosa di cui vado orgoglioso. Recupereremo la copertura del palazzetto dello sport, del centro polifunzionale distrettuale, quella che in realtà abbiamo dovuto togliere perché i 6-7 anni che sono passati hanno fatto sì che la copertura vecchia non avrebbe consentito l'ottenimento dell'omologazione dell'impianto stesso. Siamo riusciti ad ottenere il finanziamento dell'Unione Europea per avere la copertura nuova, ma la copertura vecchia la utilizzeremo per realizzare le passerelle per i disabili e quindi metteremo queste passerelle lungo la nostra costa, nelle nostre spiagge. Quindi faremo in modo che quel legno non venga portato a discarica, ma invece viene recuperato per una motivazione nobile e una motivazione Sociale. che ci porterà ad avere veramente qualcosa di importante, non solo dal punto di vista sociale, ma anche dal punto di vista economico, perché ci permetterà di uscire sul mercato turistico dicendo venite a Marina di Camerota, venite nel comune di Camerota perché avrete una situazione di miglioramento rispetto a un progetto che anche quello abbiamo in mente di una Camerota, di un comune di Camerota per tutti. Sì. Ultime due domande un po' provocatorie. Vogliamo chiudere così. Sì. La prima è questa qua. Lei ha fatto sempre riferimento allo stato attuale del comune, è quello di 3 anni e mezzo fa. Forse c'è anche un mea culpa, perché Sì. rispetto all'amministrazione Bortone di 2 anni e mezzo all'incirca, lei comunque è in scena politica nel comune di Camerota da diversi anni, Sì. rispetto ad altre figure nuove che ora compongono lo scenario dell'attuale maggioranza, quindi c'è anche un po' un mea culpa rispetto a ciò che è stato fatto male o non fatto nella passata esperienza politica del sindaco. Seconda domanda provocatoria, chiudiamo con una previsione alle prossime comunali. A Sì. Scalfito o minimamente no? La candidatura precoce del PD con Pierpaolo Guzzo, e quindi avete aperto una campagna elettorale prima del previsto, oppure non vi ha toccato minimamente. Allora rispondo velocemente alle due domande che insomma più che provocatorie mi consentono di dire cose importanti rispetto innanzitutto alla prima domanda, no? Cioè, io sono un amministratore di oramai insomma di lungo corso e ricordare quanto è stato fatto
e anche non fatto negli anni precedenti, è un qualche cosa che mi fa pensare spesso, no? Io nel momento in cui ricordo dei miei anni da consigliere di opposizione in prevalenza, no? Perché poi quando si parla di me, si parla come se fossi stato sempre in maggioranza. In realtà io sono stato più all'opposizione che in maggioranza. Però si ricorda, ma per quanto riguarda poi il periodo in cui sono stato, diciamo, assessore, ma noi dobbiamo fare un'analisi attenta di quelle che sono, state le mie deleghe, no? La delega più importante che io ho avuto è stata quella sempre del reperimento dei finanziamenti anche comunitari per realizzare opere pubbliche. Adesso mi vengono un po' in mente un po' di interventi che sono stati fatti grazie alla mia opera di reperimento dei finanziamenti per il comune, quindi patrimonializzazione del comune. L'isola ecologica del comune non è un qualche cosa che hanno tutti i comuni, il comune di Camerota ce l'ha, ma lì ci sono dei meriti, non ci sono dei demeriti. Per quanto riguarda la messa in sicurezza del costone roccioso, diciamo nella parte oltre, andando verso Palinuro, oltre il Ciclope, quella messa in sicurezza è un'altra opera che ha il mio target, cioè la mia targa, cioè quel finanziamento lo riuscimmo a recuperare con l'amministrazione Troccoli, ma con il mio intervento diretto. Interventi che sono stati dimenticati. Per esempio, a Lentiscosa, quando c'era l'amministrazione di Nenè Mazzeo, noi riuscimmo ad ottenere un finanziamento importante, sempre comunitario, all'epoca si chiamava PIM, Programma Integrati Mediterraneo. E ricordo bene che quella pratica che portai avanti io, prevedeva 600 milioni di lire all'epoca, insomma parliamo delle lire, e riuscimmo, grazie alla nostra abilità all'epoca, a far raddoppiare quella somma perché in quel periodo vi era il comune di Ascea che era stato dichiarato dissestato e grazie alla mia amicizia personale con il dottore Mercaldi, che all'epoca gestiva non solo la legge regionale 51 del 78 che riguardava le opere pubbliche, ma gestiva anche i fondi comunitari. Grazie a un mio tempestivo intervento facemmo raddoppiare quella somma e quindi Lentiscosa per le fognature ottenne 1 milione, cioè, insomma 1.200.000 in termini di lire e quindi riuscimmo a fare un intervento importantissimo per Lentiscosa, quel tratto fognario nella via Nuova, così come ricordo i tanti interventi che sono stati fatti per le scuole, per le fognature nelle quattro frazioni. Cioè, per quanto riguarda le mie deleghe, credo che il mio bilancio è un bilancio estremamente positivo perché abbiamo portato patrimonio aggiuntivo al comune, cioè il mio lavoro l'ho fatto sempre in maniera, diciamo, mi voglio dare un voto in maniera più che sufficiente, insomma. E allora vorrei però verificare, insomma, quanti amministratori del comune di Camerota hanno portato questo valore aggiunto, non so se ho reso l'idea. E anche in altri ambiti ci siamo sempre mossi, nel settore turistico abbiamo sempre portato dei finanziamenti al comune di Camerota per manifestazioni, per eventi. Non c'è stata mai una occasione sprecata da parte del comune di Camerota quando ci sono stato io, diciamo, in maggioranza. Tutti i bandi hanno visto sempre protagonista il comune di Camerota in termini di reperimenti di fondi dall'esterno verso l'interno. Poi è chiaro,
insomma, non voglio essere, non voglio fare la parte di chi ha fatto tutto bene, no, sicuramente avrò commesso anche io degli errori, Errare umano mest. ma errori, tra virgolette, che rispetto alle cose positive che ho portato a questo ente sono veramente, insomma, irrisori, insomma, no? Ho portato molto di più di quanto eventualmente, diciamo, ho sbagliato. E diciamo, c'è anche poi la vicenda di cui, non bisogna dimenticarsi l'esito, no? Del recupero di 200.000 metri quadrati di demanio comunale al patrimonio dell'ente. Vogliamo dare un valore a questo patrimonio recuperato? E se solo pensiamo di dare un valore, che so, di 10.000, di, che so, di 10 euro a metro quadrato, abbiamo 2 milioni di euro recuperati al patrimonio dell'ente. Ma oltre al valore economico, abbiamo dato un valore anche etico, cioè a come bisogna gestire la cosa pubblica. Bisogna gestire la cosa pubblica come se fosse patrimonio personale, cioè chi in passato ha cercato di recuperare demanio comunale, che è demanio di tutti, che è patrimonio di tutti. E quando si tratta di, in realtà, Le di... chiedo, Sì, anche dimmi. scusandomi, di accelerare un po' i tempi perché siamo in fase di Benissimo, chiusura. alla seconda domanda devo rispondere. Allora, per quanto riguarda la candidatura del consigliere Guzzo a candidato appunto per l'anno prossimo, in realtà la cosa mi fa, diciamo, piacere sapere chi sarà il mio interlocutore l'anno prossimo. Devo dire che non ci credo che sarà lui, lo dico con molta... non credo che sarà Pierpaolo Guzzo il candidato a sindaco. Ma qualora fosse lui, a me, insomma, sicuramente la cosa mi stimola e sono convinto che la popolazione del comune di Camerota, così come ha fatto 3 anni e mezzo fa, mi darà ancora fiducia perché me lo darà in virtù di quello che ho insieme alla mia amministrazione già realizzato. In virtù di quello che realizzerò da qui all'anno prossimo. Quindi assolutamente non mi crea nessuna ansia, anzi, addirittura se posso dire, veramente mi auguro che il candidato avversario sia Pierpaolo Guzzo. Paoluzzo. Sì. Quindi vi salutiamo così, alla prossima puntata di C'è chi dice no. Un saluto a tutti voi che ci avete seguito da casa e un arrivederci Assolutamente sì. al Grazie sindaco Antonio Romano. a tutti e grazie a Cilento TV che ci dà l'opportunità di parlare con tutti voi.